Natale è appena passato, oggi è Natalino, approfittiamo per fare gli auguri di buone feste a tutti gli amici, i nostri follower che ci seguono così assiduamente Chioggiazzurra. E diciamo che anticipando la fine dell'anno, diciamo un piccolo bilancio è da fare. È vero che siamo presenti ormai da diversi anni, però abbiamo voluto fare una specie di riassunto dell'anno appena passato, dell'anno che sta concludendo in pratica, mettendo i post e gli articoli, quelli più importanti, che hanno più segnato diciamo la realtà locale, ma anche non solo locale, perché Chioggiazzurra spesso è anche osservata anche a livello regionale, ma anche è successo anche a livello nazionale, a volte non per episodi molto molto lusinghieri, diciamoci la verità. Approfitto dell'occasione non solo per, diciamo così, per farvi gli auguri di buone feste e che vi finisca bene un 2016 e che il 2017 possa essere un anno, diciamo, che dia a tutti delle prospettive e delle opportunità, quantomeno quello, almeno quello. Approfitto per ringraziarvi della stima e dell'attaccamento che ci dimostrate in continuazione. Chioggiazzurra, ormai lo sapete, non è solo il sottoscritto, ci sono tante persone che stanno collaborando, stiamo creando un network, ci sono altre pagine che agiscono nel Veneto, c'è Cavarzera Azzurra, Mira Azzurra, Pellestrina, abbiamo fatto una pagina di Venezia, ne stiamo aprendo delle altre, che alcune sono più attive, altre diciamo un po' meno, ma comunque c'è sicuramente uno sviluppo di cui non vi nascondo che sono molto orgoglioso, e che è uno sviluppo di cui devo tanto a tantissimi di voi, che in un modo veramente che a volte anche mi turba, che mi dimostra un attaccamento, una vicinanza, un'amicizia, una stima di cui veramente sono veramente orgoglioso, ecco. Quindi io vi ringrazio e spero, insomma, di essere sempre all'altezza della vostra stima, che mi fa veramente tanto piacere, soprattutto in questo momento, che è un momento un po' particolare. Ciao a tutti.